Buonasera. Domenica 13 giugno alle 17 ci sarà l'apertura straordinaria dei giardini e del salone di Villa Belvedere, la ducale palazzina di San Michele. L'intero pomeriggio sarà dedicato all'arte e alla cultura e per l'occasione interverrà Luca Silingardi. Sono previsti inoltre momenti musicali a cura di Samuele Peruzzi, della Scuola Comunale Musicale Olinto Pistoni. Soddisfazione a Sassuolo, l'ospedale cittadino ha dimesso dall'area blu l'ultimo paziente Covid. Ascoltiamo di più dalle parole del dirigente sanitario Silvio Ditella. Direttore, c'è una piccola soddisfazione perché l'ospedale di Sassuolo ha dimesso diciamo l'ultimo paziente Covid che era ricoverato. Allora sì, nel senso che sabato per condizioni abbiamo dimesso l'ultimo paziente dall'area blu, che è l'area che normalmente gestiva questi pazienti, con grossa soddisfazione, devo dire, di tutti, in primis degli operatori, perché finalmente tornano ad avere comportamenti, diciamo, più verso la normalità che sempre nella gestione dei pazienti positivi. Questo non vuol dire abbassare la guardia, perché il nostro ospedale, come sappiamo, ne ha gestiti tanti, quindi ben venga qualche giorno di progressivo respiro per gli operatori, ma sempre pronti a doverne riaccogliere altri laddove dovesse essere necessario. Nel senso che allora vediamo un duplice effetto positivo, un po' quello che avevamo visto anche l'anno scorso, la stagionalità. Ma dall'altro è il principale effetto positivo lo attribuiamo alla vaccinazione. Abbiamo visto ovviamente un crollo dei contagi che ormai ci ha abituato che un certo numero di contagi si porta dietro un certo numero di ricoveri. È evidente che se crollano i contagi, crollano anche il numero dei ricoveri ed è quello che abbiamo visto accadere in particolare nelle ultime 3 settimane. Come ci dicevamo prima, l'ospedale però non è che smantella quell'organizzazione, la ridimensiona rispetto alle esigenze. Se prima avevamo un'intera area dedicata, cioè era tutta l'area blu, quindi fino a 40 posti letto, e siamo arrivati a una gestione contemporanea di 92 pazienti nel picco del 21 di novembre. In realtà adesso abbiamo dedicato 1 o 2 stanze che, laddove dovesse ripresentarsi in pronto soccorso un paziente che per caratteristiche cliniche ha bisogno di un ricovero, siamo pronti nuovamente a gestirlo all'interno di un contesto adeguato. Lei ha citato qualche numero, è possibile fare un riepilogo di come è stato Sì. interessato l'ospedale di Sassuolo in questi ultimi, diciamo, 12-15 mesi? Devo dire che sono numeri che hanno impressionato anche noi che la vivevamo da dentro. Abbiamo provato a ricostruire quanti pazienti questo ospedale, ma come tutta la provincia, ha gestito in termini di positivi e sono stati più di 1000, se non ricordo male, 1112 i pazienti che nelle 3 ondate ha gestito questo ospedale come Covid positivi, con 2 picchi importanti. Uno è del 21 di novembre, dove abbiamo gestito contemporaneamente 82, e l'altro è del 16 di marzo, dove ne abbiamo gestiti contemporaneamente 92. Questo, permettetemi, è diciamo, un orgoglio per la nostra struttura, che l'orgoglio è fatto di nomi e cognomi, cioè di operatori sanitari, medici, infermieri, OSS e anche tutte le strutture che ruotano attorno ai reparti, che con un'organizzazione, diciamo, pensata momento per momento per fronteggiare il quadro epidemiologico che avevamo, ci ha permesso di reggere un urto che veramente è stato progressivo e sempre più alto, perché a marzo del 2020 ci fu un certo picco che però è stato superato dalle 2 ondate successive, quella di novembre e soprattutto quella di marzo del 2021. Ultima cosa, lei ha parlato di ripresa ma anche di riapertura. Ecco, questo preclude ancora alle visite dei parenti o gradatamente si può tornare al passato? Allora, qui facciamo un po' un tuffo nel passato, nel senso che il mio arrivo qui è di settembre del 2019 ed ero abituato a vedere molti utenti all'interno di questo ospedale e uno ne è contento perché, diciamo, l'ospedale è pensato per i nostri pazienti. Poi purtroppo ci siamo abituati a vedere pochissimi parenti perché la situazione non ce lo consentiva.
Adesso siamo in una fase intermedia, il quadro epidemiologico diciamo ci conforta per certi versi, ma non bisogna abbassare la guardia, quindi bisogna restringere quell'alleanza con i parenti e nei prossimi giorni daremo tramite i canali, questo è uno, ma anche tramite il sito, indicazioni sulla progressiva riapertura alle visite dei parenti all'interno dei nostri reparti. Con quella alleanza che si diceva prima, abbiamo bisogno di un comportamento realmente responsabile di chi viene ad assistere un proprio congiunto, perché come si diceva prima, noi non vogliamo abbassare la guardia, ma sappiamo che qui dentro, se uno è ricoverato, è un paziente fragile, quindi la nostra responsabilità, cioè le vaccinazioni dei nostri operatori e la responsabilità di chi viene a trovare è fondamentale perché al paziente non si faccia correre un rischio inutile. Lorenzo Barberini, il presidente della banda cittadina La Beneficenza, è il nuovo cavaliere della Repubblica Sassuolo. Lorenzo il 2 giugno ha ottenuto l'onorificenza nella sede di rappresentanza della Prefettura di Modena. Questo per aver portato il gruppo musicale sassolese a raggiungere il livello di eccellenza. Ieri pomeriggio il sindaco Gianfrancesco Menani e la giunta lo hanno accolto in municipio e gli hanno consegnato una pergamena con su scritto «Per gli anni dedicati a favore della città di Sassuolo con gratitudine e riconoscenza». Ed ora passiamo allo sport. La PCS San Michelese, una delle società dilettantistiche più importanti del nostro territorio, ha stretto una collaborazione con il Modena. L'accordo ha reso la squadra di San Michele dei Mucchietti la 27esima società modenese ad aver stretto un legame di cooperazione con il Modena. Nell'intenzione dei dirigenti questo porterà dei vantaggi sia ai gialloblu che ai biancoverdi. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento domani. Buona serata.